Vuole ringraziare gli abruzzesi che lo hanno votato e fare un appello a tutti gli eletti per superare il difficile momento economico e sociale. Nella sede del Consiglio regionale a Pescara, il neodeputato Giulio Sottanelli, unico rappresentante della provincia di Teramo in quota Calenda Italia Viva Azione, ha tenuto una conferenza stampa post-elezioni assieme agli altri esponenti. Lavorerò per il territorio, ha detto, partendo da progetti ben precisi. Sì, innanzitutto ringrazio tutti i dirigenti di Azione e di Italia Viva e i candidati che si sono spesi per questa battaglia elettorale del terzo polo della lista Calenda. Grazie a loro l'Abruzzo ha un rappresentante in Parlamento del terzo polo. E poi grazie agli abruzzesi perché abbiamo avuto quasi 40.000 voti in regione ed è un dato importante. Tra l'altro, onorevole, lei è l'unico rappresentante della provincia di Teramo. Sì, questo mi carica ulteriormente di responsabilità, sono l'unico della provincia di Teramo e uno dei pochi abruzzesi della regione Abruzzo perché i partiti hanno fatto delle scelte che hanno indotto a essere candidati e quindi eletti quattro persone che non sono abruzzesi, quindi siamo in pochi in tutta la regione Abruzzo. E a proposito, prosegue Sottanelli, una delle prime azioni da affrontare è la modifica dell'attuale legge elettorale. Una legge elettorale che ovviamente noi auspichiamo in maniera diversa, in maniera proporzionale per il futuro ed è uno degli impegni che noi vorremmo portare avanti come azione. Un'elezione al cardiopalma. Al cardiopalma, anche se noi avevamo fatto i nostri conti e riteniamo che la matematica è ancora oggettiva in Italia e quindi eravamo abbastanza tranquilli del risultato finale. Che legislatura sarà? Allora, io mi auguro che sia una legislatura dove ci togliamo i panni dei partiti di appartenenza e lavoriamo insieme in un momento molto complicato, un momento di guerra che non è soltanto la guerra bellica, ma una guerra di tipo sociale, di tipo economico. E già si pensa a un progetto contro il caro bollette a favore delle famiglie. Noi come Azione abbiamo già, come lista Calenda, quindi come terzo polo, abbiamo già presentato una nostra proposta per quanto riguarda il caro bollette, quindi con 40 miliardi di euro che vanno messi subito lì investiti per il 2022 e 2023 con delle azioni ben definite, riusciremo a riportare il prezzo delle bollette a quelle che erano 2 o 3 anni fa.